Buongiorno a tutti ragazzi da Zebra. Si avvicina la partita. Juventus Inter. Ma in questo caso vorrei parlare. Cominceranno ad essere incubi per Allegri. Ma prima di continuare, ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale. Lo so che siete dei pigri, ma pigri, pigri, quel ditino. Perché più dell'86% di voi, più. E un giorno vi farò vedere il dato, proprio il video vi faccio. Vengo a rivedere i miei video, ma non si sono iscritti. Ma roba da pazzi. Ma allora, se mi venite a rivedere il video, vuol dire che qualcosa vi interessa di quello che dico. Allora, quel ditino, pigro pigro, fallo muovere, fagli fare tic. Hai finito per tutta la vita. Una volta lo devi fare, questione di millesimi di secondi. E dai. Allora, ragazzi. Incubi perché fagioli e Miretti, fagioli e Miretti, fagioli e Miretti, fagioli e Miretti, fagioli e Miretti. Allora, hanno dimostrato che in questa squadra possono esistere e come possono esistere. Hanno dimostrato che possono sfanculizzare, mettere in panchina McKennie e Paredes. Adesso non venitemi a dire gli allegriani, ma McKennie corre, mettilo nel culo che corre. Visto che non capisci niente di calcio, a chi mi viene verrebbe a dire McKennie corre perché siete allegriani, Miretti e Fagioli anche corrono. Con il Paris Saint-Germain avete visto quanti recuperi hanno fatto? Andate a vedere le statistiche, non parlate da ignoranti. Vedete le statistiche, vedete quanti palloni hanno recuperato. E con la corsa, cosa hanno accostato alla corsa? La qualità. Si infilano nelle azioni. Miretti si è trovato a tu per tu col portiere. Poi mandano gli altri in porta. Ditemi, Paredes o Vlahovic, scusate, o McKennie fanno ciò? A me non sembra. O sono io che vedo altre partite, o voi vi vedete le partite della PlayStation, o forse lì ancora qualche giocata alla PlayStation. Oh, sono forti, sono bravissimi. Ma questo prima di tutto dovrebbe capirlo Allegri. Perché adesso stanno giocando per necessità, perché sono infortunati. Voglio vedere se ritornano, se continuano ad essere titolari. Bisogna capire che da un certo punto di vista sono giovani, possono sbagliare, devono sbagliare, no, possono, devono sbagliare. Però quanto sbagliano e quanto portano alla Juventus? Eppure di questi ragazzi ne parliamo da più di un anno. Quindi se ogni volta questi ragazzi noi li citiamo, vuol dire che valgono, vuol dire che comunque ne sbagliano una, ma il resto li fanno bene. Scusate, se no staremo ancora a dire qua sono decessi, non valgono a niente. Se ancora qui, dopo più di un anno, stiamo qui a parlare di Miretti e Fagioli e non solo. Perché fra un po' rientrerà il Junior. Abbiamo gente in prestito. La Juventus ha un tesoro in mano infinito. Ha un tesoro che non ha stima, ragà. Non ha stima. Non ce ne stiamo rendendo conto. Giocatori del futuro. Futuro di qualità. E la Juventus ce l'ha in casa. Allora, adesso è il momento di finirla. Nel senso, io criticherò sempre Allegri, premessa, non, lo dico sempre, quindi andate a vedere i miei video. La società che non mi rappresenta, ma è inutile adesso dire sempre Allegri fa schifo, Allegri fa schifo. Cominciamo anche noi a ragionare sul futuro della Juventus. Chi merita di rimanere a fine anno, in scadenza, tipo Cuadrado, via. McKennie, via. Paredes, non lo so, sono ancora indeciso. Sono ancora indeciso su Paredes, ma è più no che sì, sincero. Voglio essere molto, molto sincero e franco. E quindi su queste basi io voglio titolari di nuovo, loro due contro l'Inter. Io li voglio titolari. Se vuoi giocare contro l'Inter e vuoi avere una speranza di poter
vincere, ma parlo di speranza perché l'Inter a livello organico sta molto meglio di noi, molto meglio, è più squadra, più gioco, non c'è paragone proprio adesso con noi all'Inter, è più forte, non ci prendiamo in giro, è più forte, anche se la classifica non lo dice, dice che l'Inter comunque sta 2 punti su di noi, quindi a livello di classifica dici, ah ma non mi sembra tutta sta forza, sì ma l'Inter ha avuto un blackout totale in campionato, a un certo punto ha perso 3-4 gare, ma adesso sta giocando da Inter come deve giocare perché la rosa è quella. La rosa è quella. Non poteva non giocare bene. Era il problema dell'allenatore che ha capito, e si vede che ha capito, come ho sempre detto, l'Inter se migliora a livello difensivo e di alcuni componenti all'interno della squadra in grana, perché la squadra ce l'ha, e infatti sta succedendo questo. Però se vuoi una speranza, devi giocare di qualità con l'Inter. Con l'Inter devi avere qualità al centrocampo. Se no, come carri armati ti passano sopra, come dei carri armati. Quindi con Miretti e Fagioli che creano geometrie, danno geometria a questa squadra, è molto importante arrivare in porta con delle geometrie. Perché se tu speri di giocare solamente sulle fasce con i cross di Cuadrado che non salta più l'uomo, non è più in grado di saltare, non è in grado di difendere. Ti ammazzano dall'altra parte con Kostic. Sì, ha più corsa, difende meglio rispetto a Cuadrado, ma non sa saltare l'uomo. Ragazzi, ormai è un dato di fatto. L'abbiamo visto. Non sa saltare l'uomo neanche lui. Siamo sterili sulle fasce. Siamo sterili sulle fasce. Con Miretti e Fagioli abbiamo la possibilità di entrare centralmente per Vlahovic. Eventualmente per Milik, non lo so adesso che tipo di formazione, perché comunque rientrerà anche Di Maria, non credo che giochi titolare, ma non lo so, non lo so. Possiamo avere un'alternativa in più con loro, ma se con gli altri centrocampisti assolutamente no. Rabiot non è in grado di fare interdizione. Rabiot non è in grado, non è bravo, non lo sa fare. Minetti e Fagioli sì. E quando entrerà il Junior, lo voglio vedere anche lui sulla fascia. E togliere quel bidonazzo perché è un bidone Kostic adesso per me non mi piace ragazzi, non mi piace, non mi porta nulla, ogni tanto riprende qualche cross di Sciammetto, ma la maggior parte colpisce sempre l'avversario perché? Perché lui crossa da fermo e non male che viene in sovrapposizione il difensore, qualsiasi difensore tiri e prendi invece di saltarlo, invece Lick Junior salta 3 partite, neanche 20 minuti ha fatto 3 assist. 3 gol, ragazzi, gol, gol! Tra Benfica e Lecce. Dati alla mano, stiamo parlando di dati alla mano. Poi anche lui sbaglierà, anche lui deve migliorare, certo. Ma le altre squadre fanno giocare i giovani, fanno sbagliare. Poi diventano quelle che sono. Noi ogni volta ci mangiamo i gomiti. Ah, peccato non me lo sono tenuto io. Peccato non ce lo siamo tenuti noi. Sappiamo tutti i nomi, devo stare qui a ripetere tutti i nomi che adesso sono diventati campioni all'epoca ed erano tutti nell'orbita Juventus. Allora, adesso che abbiamo, per me, questo è il mio punto di vista, dei campioncini in campo, perché ce li abbiamo, giovani, e possono diventare qualcuno e non possiamo farceli scappare, occhio, eh? E perché se la Juventus ha rinnovato a Fagioli vuol dire che a livello qualcuno lì sopra un po' di sale e zucca ce l'ha. Il giugno già gli vogliono proporre un nuovo contratto, vuol dire che qualcosa c'è, se l'hanno preso. Allora non sono stupidi. E chi c'è giù forse che è un po' stupidino. Eh sì, eh sì. Quindi cerchiamo di preservare il nostro tesoro, cerchiamo di cominciare a portare anche su YouTube alternative alle critiche. Allegri ormai è finito. Statevi tranquilli che Allegri ormai è finito il suo ciclo. Prima o poi andrà via, ma dobbiamo dare delle alternative. Cominciare a studiare anche noi tifosi quale può essere una Juventus del futuro, qual è il buono e non buono da mandar via in questo caso, da scartare. Io credo che un vero mix, ma più giovani che anziani, sia la cosa giusta a questo punto. Per la Juventus del futuro. È inutile andare a spendere soldi, miliardi per campioni che non ci sono più. Prendi Di Maria, prendi
Pogba, io avevo sempre, prima di entrare su YouTube, perché sono 2 mesi che sto su YouTube, infatti non potete mai sapere come la pensavo, ma Pogba io molto, ero contento perché chi non è innamorato di Pogba, ma con molto, molto scetticismo, con paura, e ci sono alcuni video proprio all'inizio. Tutto qua, questo è il mio pensiero, quindi smettiamo di criticare e basta. Cominciamo a dare qualche soluzione, vediamo chi è in grado di farlo. Tutto qua. Va bene, ragazzi, troppo lungo video. Ci aggiorniamo. Vi auguro una buona giornata. Saluti da Zebra e iscrivetevi al canale. Ciao.